tutti, benvenuti al mio nuovo video e questo vuole essere un video un po' diverso dal solito, un video un po' tra virgolette serio, perché oggi voglio spiegarvi, voglio insomma dire perché io sia atea e perché mi sia sbattezzata. Allora, perché voglio parlare di questo? Non lo so, mi è venuta questa voglia di non tanto giustificarmi o spiegare chissà cosa, ma dire il mio pensiero, quello che penso, e vedere insomma se anche voi siete d'accordo con me. Perché secondo me il punto di partenza fondamentale di questo discorso è uno che per me è un diciamo pensiero banale, semplice, però stando diciamo ai commenti che sento, alle battutine che sento, non è una cosa così semplice e scontata. Cioè il punto di partenza di cui tutti dovremmo oggi come oggi essere convinti è semplicemente l'irriducibilità di tutti i punti di vista, di tutte le opinioni, di tutte le convinzioni, di tutte le idee e anche delle religioni, perché non esiste una religione giusta, una religione sbagliata, un modo di pensare giusto, un modo di sbagliare. Cioè, ci sono tanti punti di vista diversi su uno stesso argomento e bisogna che di questo ci rendiamo conto e iniziamo a entrare in questa ottica. Perché secondo me è una grande fatica cercare di capire il punto di vista, comunque il modo di pensare di chi non è del nostro stesso, diciamo, della nostra stessa linea di pensiero. È una fatica perché comunque significa magari sforzarsi di capire un modo di pensare diverso, comporta anche il rischio di mettere poi magari in dubbio quello che noi pensiamo e di cui siamo convinti e che magari, ecco, ci inizia a sorgere il dubbio che magari è una convinzione non del tutto giusta. E quindi è faticoso, è molto più semplice criticare, attaccare e farla finita così, senza ascoltare le ragioni dell'altro. Allora, perché mi sono sbattezzata? Dunque, io devo dire che fin da piccola ho sempre avuto comunque una repulsione contro questo volermi imporre queste idee, le idee della religione, nel senso che a scuola, fin da piccolo, ti dicono queste cose, ma anche prima che vai a scuola, comunque ti danno una certa formazione, perché anche se i tuoi genitori magari non sono proprio religiosissimi, come nel mio caso, però c'è comunque questa cosa, almeno quando ero anche piccola io, che bisogna comunque essere tutti uguali, no? Perché comunque pensarla in modo diverso dalla massa è sempre qualcosa che sembra non vada bene. E quindi fin da piccolo cresci con queste idee. Poi vai a scuola e sempre via via, sempre queste idee. Perché giustamente nella scuola pubblica, l'ora di religione che io ho fatto sempre, perché anche lì non potevi non farla anche se non ti interessava nulla, perché poi era brutto, la facevano tutti, quindi l'ho fatta anch'io. Secondo me in una scuola pubblica l'ora di religione non dovrebbe essere l'ora del cristianesimo, ma l'ora delle religioni comparate, cioè tu mi devi dare una visione completa del mondo senza dirmi cosa è giusto, cosa è sbagliato, una visione completa e va bene. Poi, non contenta di tutto ciò, io ho fatto tutto, ho fatto la comunione, ho fatto la cresima, tutto, ovviamente, perché non si poteva non fare, lo fanno tutti, quindi anche io. Poi, 2 anni che ho frequentato l'università, io stavo in una stanza a Perugia, questo edificio che era gestito dalle suore. Lì, veramente, stare a contatto con quelle, io non parlo di tutte le suore ovviamente, perché ci sono comunque persone anche appunto religiose di questo tipo che io stimo, e quelle
di quell'edificio lì, sinceramente, mi hanno fatto ancora di più allontanare dalla religione per il loro modo di pensare, il loro modo di comportarsi, di agire. Assolutamente io le ho detestate, ma le vedevo proprio completamente diverse da me. Allora, perché mi sono sbattezzata? Allora, io ho saputo dello sbattezzo per caso in televisione una sera, su un canale giravo e parlavano di questa cosa, e quindi mi sono andata poi a informare sul sito dell'UAR, UARR, e lì mi si è aperto un mondo. No, UAAR. Mi si è aperto il mondo, perché non sapevo di questa possibilità. Praticamente, in parole povere e facendola breve, lo sbattezzo non è la cancellazione del battesimo, perché comunque tutti i sacramenti che ci hanno imposto e che ci hanno fatto fare rimangono. Però viene comunque annotato sul registro dei fedeli, perché quando ci battezzano a nostra insaputa noi veniamo subito iscritti sul registro dei fedeli, quindi siamo un fedele, siamo un numero che fa numero, anche se non lo sappiamo, e quindi va bene. Viene annotato quindi vicino al tuo nome sul registro dei fedeli che non vuoi più essere membro, quindi considerato membro della Chiesa Cattolica, e quindi non sei più un numero che fa numero. Allora, secondo me, chiunque non è religioso dovrebbe sbattezzarsi per motivi di coerenza, perché io devo sostenere comunque, anche se materialmente appunto non faccio nulla, però solo perché sono un numero che fa un numero in mezzo a tanti altri, devo sostenere una organizzazione, una associazione con cui io non ho nulla a che fare. Io non mi sono mai sentita vicina a queste idee, mai. È un modo di vedere la vita, di affrontare appunto le cose che non mi appartiene, perché a me questo pensare che sia tutto già stabilito, che io comunque devo patire in questa vita, devo soffrire perché poi comunque starò meglio nell'aldilà, che poi l'aldilà non lo conosce nessuno, nessuno sa se c'è, se non c'è, il paradiso, l'inferno, le pene, devi essere buono perché quello ti giudica, quello un essere supremo. No, non mi appartiene, perché io da sempre non mi sono mai sentita, quando ero in qualche difficoltà, non mi sono mai sentita di dover chiedere aiuto a questa entità misteriosa, che poi può essere Dio, può essere chiunque, qualunque altra entità, perché semplicemente perché qualcuno fin da piccolo mi ha convinto che esistesse questa cosa. No, perché poi comunque leggendo, informandomi, ho visto che in fin dei conti, io adesso parlo della religione del cristianesimo perché è quella più vicina a me, ma insomma il cristianesimo è una religione molto giovane, ha solo 2000 anni rispetto a tante altre che invece sono molto più millenarie, e quindi leggendo, informandomi, ho visto che comunque ha preso via via qua e là tante cose da varie religioni precedenti, pagane magari, no? E le ha tutte un po' rielaborate a suo modo, a suo, diciamo, uso e consumo, però insomma di originale c'è poco nel cristianesimo. E tra l'altro un'altra cosa che a me non è mai andata giù fin da piccola era il perché io dovessi credere senza pormi nessun dubbio a questi famosi dogmi, che non sono altro che cose scientificamente impossibili. Perché parliamoci chiaro, i dogmi sono cose scientificamente impossibili, non improbabili, proprio impossibili, solo perché qualcuno la mattina si sveglia e dice: ah, ok, da oggi io dico che la gente deve credere questo. Perché è così, i dogmi sono così. Nel tempo questi dogmi, che dovrebbero essere la verità assoluta, sono cambiati. Nel senso che qualcuno è scomparso, qualcuno è stato modificato, quindi una certa cosa, una certa quindi verità per loro, che fino a ieri era così, poi magari però, visto che il mondo cambia,
diciamo che da domani la modifichiamo e diventerà così. Cioè, non va bene, perché mi devi imporre queste cose? O comunque tu dimmele, ma poi sono io che devo essere libero di accettarlo o meno. E io non l'accetto. Non l'accetto perché io non credo di essere peggiore come persona, nel mio modo di essere, nel mio modo di pensare, nel mio modo di comportarmi, peggiore di chi invece è religioso. Anzi, secondo me io ho una mente più aperta proprio perché io sono, lascio comunque la gente libera di fare ciò che vuole e non mi interessa, cioè non mi pongo il problema se quello fa qualcosa di giusto, se quello fa qualcosa di sbagliato, secondo il mio punto di vista. Tutti sono liberi di fare quello che vogliono. Invece, questa parola tolleranza, da chi è comunque credente, da chi è religioso, non è una parola che viene molto molto utilizzata o comunque capita. E quindi niente, io da sempre sono stata zero proprio religiosa, proprio zero. Io mi ricordo ancora quando ho dovuto fare la comunione che ti fanno confessare, no? E io lì non capivo. Non capivo perché avrei dovuto raccontare delle cose mie di cui poi comunque non è che mi vergognassi, perché non mi sembrava di aver fatto chissà cosa, cioè ero una bambina, non è che avessi ucciso chissà chi, rubato chissà cosa, cioè fatto chissà quali peggio cose del mondo, e non capivo perché dovevo raccontare le mie cose a un estraneo, in fin dei conti, in un modo quasi morboso, no? Che vogliono sapere le nostre cose. Perché comunque la confessione nasce secoli fa per un certo motivo. Oggi non ha più molto senso. E quindi io il giorno della mia confessione, io vi giuro, ho raccontato un sacco di balle. Ho raccontato di aver fatto cose o comunque di aver pensato cose che non era vero, ma semplicemente perché non mi andava di raccontare a un estraneo le mie cose. E infatti non mi ha punita nessuno. E quindi niente, io volevo dire questo. Io sono atea. Se a qualcuno dico di essere atea, di essermi sbattezzata, ma per averlo fatto non per una moda, non perché così non sapevo che fare, ma perché ci ho comunque ragionato, ci ho pensato, ho capito che per me era la scelta giusta. Non capisco perché la gente continui a guardarmi in modo strano, a fare battutine un po' cattive o comunque a offendermi, tra virgolette, come se fossi una bestia, non lo so, un qualcosa proprio di malvagio. Perché io non lo sono, cioè io sono così come sono sempre stata, anche prima di sbattezzarmi. E sono così, non mi sembra di essere una delle peggiori persone sulla faccia della terra, assolutamente no. Anzi, sono molto tollerante e vedo proprio invece cattiveria nei confronti degli altri, ma io comunque me ne frego perché continuo a fare le mie cose. E quindi niente, io volevo condividere con voi questo mio pensiero, perché io non accetto di dovermi sentire obbligata a seguire delle regole imposte da altri. Io non parlo delle regole legali, delle leggi, quello è un altro discorso, ma io parlo proprio di queste regole etiche o comunque di questo modo di pensare che mi vorrebbero inculcare fin da quando sono piccola e che io dovrei assorbire in modo acritico e addirittura. Io mi ricordo che da sempre ho odiato, quando mi portavano anche a messa, sentirmi definire una pecora smarrita, una pecora impaurita del mondo che ha bisogno della sua guida. No, perché io ho sempre pensato di farcela da sola e ogni volta infatti che ho avuto una difficoltà me la sono cavata da sola, anche perché cioè chiedere l'aiuto di qualcuno che nessuno poi di fatto ha mai visto, conosce, non è che
aiuti più di tanto se poi alla fine non ti aiuti da solo. Quindi io capisco chi si rifugia nella religione perché sente comunque un conforto, perché alla fine la religione nasce per questo, per confortare, per tranquillizzare sulle paure, diciamo, che da sempre assillano l'uomo: chi sono, che faccio qui su questa terra, che senso ha la vita, che senso ha la morte, che cosa c'è dopo la morte. Sono paure, sono domande e paure per il fatto che le risposte non ci sono concrete, e quindi se qualcuno ci rassicura su queste nostre paure è ovvio che ci fa star bene. Però è anche vero che un pochino di spirito critico non guasta, e se c'è qualcosa che tutti credono sia giusto, tra virgolette, a noi non va bene, cioè diciamolo, non è quello il problema. Se a qualcuno non sta bene, è pace, cioè la vediamo in modo diverso, una stessa cosa, e siamo amici come prima. Cioè, eviteremo magari di parlare di questo argomento quando staremo insieme, parleremo di altro, parleremo di shopping, parleremo di film, non parleremo di religione e saremo amici come prima. Quindi, io, cioè, non mi sento assolutamente di aver fatto niente di sbagliato, anzi, io lo dico tranquillamente, nonostante le battutine, nonostante... perché comunque io vivo in un paese piccolo e qui, diciamo, non è ben visto, come penso in ogni paese piccolo, chi la pensa in modo diverso, chi si comporta in modo diverso, viene comunque un po' criticato, ma, cioè, non mi interessa. E niente, se avete qualche domanda da farmi anche sullo sbattezzo, fatemela, perché comunque è veramente semplicissimo farlo. E se andate comunque, ecco, sul sito dell'UAAR, trovate tutte le informazioni, trovate anche il modulo già prestampato da compilare con i vostri dati e da inviare appunto per avere lo sbattezzo, perché poi comunque vi mandano a casa un certificato in cui appunto attestano questa vostra cosa e tutte le possibili conseguenze, che sinceramente sia che io mi fossi sbattezzata sia che fossi continuata ad essere battezzata, tanto sono cose che non mi riguardano, cioè tipo che non mi potrò più sposare in chiesa, ma non l'avrei fatto nemmeno prima, che non posso più non posso fare madrina o comunque testimone a un battesimo o matrimonio, ma non l'avrei fatto nemmeno prima, perché io in chiesa non ci sono mai più entrata da tanto, e anche prima di sbattezzarmi, e non ci entrerò più. Quindi, cioè, sono tutte cose che tanto non mi interessano. E quindi niente, insomma. E poi ecco, a me fanno sorridere, no? Ecco un'altra cosa che volevo dirmi. A me fanno sorridere quelle persone che pur di non ammettere, no, di non essere religiose. Perché allora, se tu sei religioso, veramente, segui i dettami della religione pedissequamente, passo passo, e fai quello che vogliono che tu faccia o che tu pensi. Non ha senso dire: ah, io però non vado in chiesa, non partecipo alle cose, ai riti, però sono religioso dentro di me. No, quello non significa essere religiosi. Essere religiosi significa seguire tutto e sapere comunque come stanno le cose. Perché a me fa ridere, no? Per esempio, quando a qualcuno, così anche per stuzzicarlo, no? E dico: ma ti rendi conto che tipo la comunione non è altro che un rituale cannibale? Cioè, diciamocelo chiaro, la comunione è un rituale cannibale, perché ti fanno mangiare una cosa che ti dicono che è il corpo di una persona morta. Così come ti fanno bere una cosa che ti dicono essere il sangue di una persona morta. È la ricostruzione del rito cannibale. Che cosa ti dicono? No, non è vero. Vabbè. O così come quando a qualcuno dici... Perché a me capita, no, per il lavoro che faccio, di sentire gente che si lamenta perché non vuole spendere soldi per fare il battesimo. Ma la mia risposta semplice è: scusa, se non ti interessa, non lo fare. E la risposta loro è: ma come fai? Lo fanno tutti, è sempre stato fatto così.
non c'è risposta più sbagliata e più inutile, cioè lì proprio mi scateno, perché allora gli dico: ma scusa, ma a te allora va bene di fare questo rituale al tuo bambino perché sei convinto allora che lui abbia questo grande peccato, che alla fine il battesimo è nato ed era un rito esorcista, di esorcismo. Poi è stato edulcorato, è stato reso un po' meno cruento, ma all'inizio era molto più cruento, perché era comunque un esorcismo. E loro ti dicono: no, non è vero. Ma come? Cioè, ma basta ragionare! Ed è molto semplice, basta ragionare con la propria testa. E se tu dici qualcosa che non è quello che ti dicono di dire, non c'è nessuno che ti fulmina e ti punisce. Guarda, te lo dico io. Comunque, niente, io volevo solamente condividere queste mie idee con voi. Era da tanto che volevo fare questo video. Io spero di non aver offeso nessuno, perché io sinceramente non ce l'ho con chi è religioso, assolutamente, e non ce l'ho nemmeno con i religiosi, proprio chi lo fa di mestiere, perché ci sono parroci, ci sono comunque persone religiose che io conosco, che stimo, ci parlo tranquillamente e le stimo tanto come persone. Il mio era un discorso generale, perché a me, cioè, se uno mi dice vado a messa, gli dico ok, se vedo qualcuno che prega, cioè dico ok, cioè non ce l'ho con loro, io ce l'ho con l'atteggiamento di chi si sente per questo superiore a me e mi insulta. Ecco, questo non va bene, perché come io ti rispetto, tu devi rispettare me. Io al mio punto di vista, sinceramente con il mio punto di vista, vivo bene, mi sento libera. Perché se voglio fare qualcosa, se voglio dire qualcosa, non mi sento in dovere di dover pensare se può essere giusto, se può essere sbagliato. Lo dico, lo faccio. Amen. Amen. Ok? E quindi niente, io sinceramente mi sento, ecco, più libera. Non mi sento di dover credere per forza a cose che sono un po' assurde, sono favolette, trite, ritrite, riprese da altre favole precedenti, quindi no. Però ecco il mio punto di vista. Io spero, ecco, di non aver offeso nessuno, perché assolutamente non voglio offendere nessuno. Voglio solamente che la gente inizi un tantino a rendersi conto che c'è chi la pensa in modo diverso da loro e non per questo è diverso in modo negativo. Tutto qui è molto molto semplice. La tolleranza ci vuole e ci vuole che si espanda un po' di più, perché ci fa solo che bene, ci fa vivere meglio, ci fa arrabbiare di meno, perché a sto punto ci importerebbe molto meno di quello che fanno gli altri e staremo tutti meglio. Quindi io spero che il mio video vi sia piaciuto. Se non siete d'accordo su qualcosa, ditemelo. Se siete d'accordo, ditemelo lo stesso. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!